Avete mai viaggiato? Beh, se lo avete fatto in passato saprete sicuramente che quelli migliori sono in aereo. Però si sentono spesso storie alquanto spaventose di velivoli scomparsi nel nulla o peggio ancora precipitati. Ehi, con questo non voglio portarvi sfiga, ma solo introdurvi a una nuova storia, stavolta riguardante un evento molto particolare successo in volo. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo che spero vi intratterrà in questa seconda fase alquanto tosta e difficile proprio come la prima. Se siete seduti o sdraiati oppure quarantenati, partiamo. Come già detto, anche se si vola in aereo, gli incidenti possono esserci, che siano piccoli o grandi, ed è proprio in certi casi che c'è bisogno di piloti e hostess esperti, questi ultimi per rassicurare i passeggeri e tenerli d'occhio in modo che non commettano cavolate, i primi invece ovviamente per guidare l'aereo fino alla fine in modo sicuro ed efficiente e rimanere vigili durante il volo. Nel 1990 un evento davvero particolare è accaduto su un aereo della British Airways diretto a Malaga da Birmingham. Come ogni giorno sembrava tutto a posto dopo i vari controlli di routine, eppure sembra qualcosa fosse sfuggito. I piloti erano Tim Lancaster come capitano e Alastair Hutchinson come copilota. Erano entrambi eccellenti nel loro lavoro, in anni di volo non hanno mai fatto errori grossi che mettessero a rischio la vita degli altri. Eppure, quando sono partiti da Birmingham alle 7:30 di mattina, le cose si sono messe malissimo. Dopo soli 15 minuti hanno sentito un rumore fortissimo, come di una botta. Questo aveva portato al distaccamento del parabrezza di Tim, una cosa incredibile e spaventosa. Non era mai successa in vita loro. La compressione all'interno della cabina era veramente estrema, e prima che si potesse capire la situazione, Tim era stato espulso all'esterno. Tutto ciò aveva portato anche ad un'accelerazione assurda in discesa dell'aereo, perché i comandi stavano subendo la pressione esterna. Tim intanto era all'esterno con il corpo in balia della potenza del vento che sembrava non dargli nemmeno spazio per respirare. Le sue gambe però erano rimaste incastrate sui comandi. Questo gli dava un po' di speranza per non cadere giù, ma piano piano stava scivolando via e il suo copilota non riusciva a muoversi a causa della pressione. Ormai sembrava un inferno ventoso lì dentro. Per fortuna però un operatore di nome Nigel Ogden era entrato pochi secondi prima per offrire qualcosa da mangiare ai piloti. Questa casualità ha permesso all'uomo di prendere le gambe di Tim e tenerlo stretto. Molti a situazioni del genere non riescono a reagire in tempo, rimangono scioccati nel vedere cosa sta accadendo intorno a loro. Ma Nigel, con determinazione, la prima cosa che ha fatto è stata proprio afferrare le gambe dell'uomo, in difficoltà. È veramente assurda la velocità con cui è riuscito a fare tutto ciò. Ha permesso così a una vita di brillare ancora, ma non bastava. Nigel stava facendo fatica a respirare con il vento contro e ovviamente era molto gelido. La temperatura in quel momento dentro la cabina era arrivata a meno 40 gradi. Però un altro operatore di nome Simon era arrivato in loro soccorso, creando così una catena per riuscire a tenere tutti dentro. La cosa più spaventosa in quel momento è che tutti continuavano a sentire la testa di Tim che sbatteva contro l'aereo. Sembrava davvero star male, eppure nessuno voleva cedere. Il primo pensiero era salvare sia il capitano che tutti i passeggeri. Con tutte le loro forze hanno continuato a tenerlo, in modo anche da fare da scudo al copilota che aveva chiesto un atterraggio d'emergenza a Southampton, sempre nel Regno Unito. Miracolosamente tutti erano salvi, capitano compreso. Aveva riportato ferite abbastanza gravi ma non mortali. Era vivo e vegeto, così poteva anche raccontare la sua esperienza. All'interno di quell'inferno sembrava fossero passate ore, ma in realtà erano 22 minuti. Avevano tutti qualche graffio e ovviamente erano scioccati a causa del freddo. Tim, come detto prima, invece era messo un po' peggio, varie fratture interne, però nessun danno permanente. Addirittura in 5 mesi è stato in grado di tornare al lavoro superando le sue paure. Amava fare il pilota ed è sempre stato il suo sogno, non voleva rinunciare per nessun motivo. Dopo molte investigazioni attente si è scoperto essere colpa di un bullone sbagliato. Qualcuno aveva montato la sera prima il parabrezza in modo errato, con un bullone di mezzo millimetro più corto. Montare aerei richiede una cura fuori dal comune. Come avete potuto sentire, anche solo pochi errori fanno la differenza. Stavolta è andata bene grazie alla prontezza degli operatori di volo e del copilota che ha saputo guidare in quello stato per ben 22 minuti fino ad atterrare. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.